con gli amici dei partiti, con la mangiatoia dei partiti di sinistra, di destra, di centro, eccetera, che ancora usano quello strumento per alterare il mercato, per offrire cattivi servizi a prezzi elevati ai cittadini. Allora, smettiamola con gli schemini e con le fissità ideologiche del passato. Se vogliamo fare una cosa seria, al di là di questo provvedimento, il principio è su tutto quello della gara tra i soggetti che sono in campo, tra chi offre i servizi migliori ai cittadini, ma basta con il feticismo del pubblico e la demonizzazione del privato. Grazie. Onorevole Busto. Voglio solo ribadire e rispondere al collega Frusone, che mi ha molto colpito col suo intervento, e spero con questa informazione che do oggi, insomma è un articolo di giornale che è girato qualche mese fa, di non dare un'idea al collega Borghi e soprattutto alle persone che rappresenta. E qualche mese fa si è parlato della qualità dell'aria in Cina, si è parlato di 900 microgrammi per litro di ppm, che sono, insomma, la qualità dell'aria drammatica, e sul fatto che fosse irrespirabile. Ecco, l'aria imbottigliata e privatizzata è in realtà già appunto realtà. Per $24 si comprano 7,5 litri di aria di qualità. E quindi oggi la nuova frontiera della privatizzazione è già in atto in altri paesi. Spero di non darvi delle buone idee per il futuro. Grazie. La ringrazio, onorevole Ciprini. Con l'acqua pubblica le multinazionali ci hanno fatto i miliardi. Questa è la storia dell'acqua Rucchetta del comune di Gualdo Tadino, che nel 1976 con una delibera aveva sottratto 2.000 ettari di terreno alla comunanza agraria, terreno dove sgorgano le sorgenti. Ebbene, svenduti i beni comuni per 4 spiccioli, 1.000 euro all'anno contro 50 milioni di euro che la multinazionale spende in pubblicità. Ebbene, ora una sentenza ha restituito questi terreni alla comunanza agraria, cioè ai cittadini, e adesso saranno in molti tra i politici locali che se la faranno addosso di plin plin, vogliamo gli responsabili. Al riguardo c'è una mia interrogazione al Ministro dell'Ambiente che attende di essere risposta dal 28 ottobre 2015.